Allora, avevo accennato prima che stiamo per vivere altre serate meravigliose con il teatro Melito, quarta rassegna teatrale Invernacolo Teatro Città di Melito Porto Salvo, organizzata dalla Fucina Giovani. Accanto a me il signor Ninetto Denaro, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Ecco, Ninetto Denaro. Nino. Ma Ninetto no, da piccolo. Da piccolo e poi rimane questo. Nino Denaro, ci diamo del tu naturalmente, anche in televisione e radio, ci conosciamo da una vita. Da no? Una vita, ma poi non dimentichiamo che, non so se dire che sei stato o sei facente parte della Fucina, quindi voglio dire, a me il teatro è sempre piaciuto, io faccio sempre parte, mi sono un attimino allontanato dal teatro per tanti motivi, insomma, di lavoro e di altre cose, però ce l'ho sempre nel cuore. E io quando posso, ecco, mi introduco, diciamo, in questa maniera. Però introduciamo il discorso prima di parlare della quarta rassegna teatrale che stiamo per vivere a Melito. Vorrei parlare un attimino di questi ragazzi giovani della Fucina Giovani, appunto. Ecco, questo è un gruppo che sta nascendo, no? Anno per anno, Ninetto. Sì, sta crescendo perché con i giovani abbiamo iniziato a fare con l'aiuto di Eleonora, con mia figlia, di fare i musical. Abbiamo fatto Pinocchio, mi ricordo io. Pinocchio poi è stato la cosa più bella, posso dire, no? Abbiamo fatto Madre Teresa, abbiamo fatto San Francesco, abbiamo fatto Don Bosco School, voglio dire, ma certo Pinocchio è rimasto nel cuore di tutti. Lo rivedremo ancora Pinocchio, chissà, forse. O c'è in programma, in cantiere altro lavoro? Ma c'è un nuovo spettacolo. Noi certamente quando prepariamo un musical ci vuole del tempo perché bisogna prepararlo per bene, insomma, ci vuole più tempo. Nino, chiedo scusa se ti interrompo, preparare una commedia o un musical? No, un musical è più completo perché devi ballare, devi recitare, insomma, ci vogliono i personaggi, certo, poi azzeccati per bene, perché se no, insomma, ecco, Pinocchio per esempio, Pinocchio è stato il fiore all'occhiello della Fucina, e ancora devo dire che con piacere quando sento parlare di Pinocchio, insomma, è come quando a distanza di 30 anni dicono il presepe vivente e il presepe vecchio, quello era presepe vivente. Certo, sì, certo, l'abbiamo vissuto e quindi voglio dire, come anche la passione. Come la passione. Io sono stato protagonista. La passione è stata, ma forse, non lo so, ci potrebbe forse essere. Io sono stato protagonista per quasi 10 anni. Ho fatto io a Gesù. Bellissimo. Abbiamo le foto, i video, insomma, qualche volta li dobbiamo mandarle tutte queste. Chissà che poi magari si ritorna a vivere. Sai, ho avuto qualche richiesta da qualche sacerdote. Così, che prima è stato contrario. Vabbè, contrario, come... si diceva, perché forse no, si contrario, parlava... forse non, no, eh. Sai, a volte non viene presa con il giusto verso la manifestazione che... Peccato, insomma, perché... fatta. Comunque, perché, vabbè, vediamo. Senti, Nino, lavorare con i giovani, la Fucina, questi ragazzi che stanno... Lavorare con i giovani è bello perché ti senti giovane, perché ti danno tanto fermento. Ci vuole un po' di pazienza. Ma molta pazienza. Mentre stanno provando col cellulare, insomma. No, questo no. L'abbiamo tolto questo. No, questo no, lo sanno perché c'è un cestino, quando entrano devono depositare il cellulare. Nino, perché no, assolutamente abbastanza devo sentito. Dire la verità, questa regola gliela imposta Eleonora gliela imposta, anche lei, no? Giovanissima, voglio anche dire lei giovanissima, però, insomma, ecco, capito che... quindi
dice no, quando venite qua, certo, poi una volta hanno 18 anni, dobbiamo secondarli, una volta devono andare al Ticino, il ragazzo, la ragazza, sul lungomare, vabbè, insomma. Ecco perché dobbiamo invitare i giovani, soprattutto quelli che ci ascoltano, no? Che vedono le compagnie teatrali, i ragazzi che reggono, perché dobbiamo invitarli a venire a vivere, a fare teatro? Perché, ma perché qualcosa... intanto il teatro ti unisce. Ti unisce, esatto. Il teatro ti forma. Il teatro è una fonte di sapere, ecco. Solo che abbiamo una carenza qui a Melito. Ecco, spieghiamo. Non ci sono ragazzi. Cioè, trovare i ragazzi di 18, 20 anni, 22, 25, è difficilissimo. Si trovano più ragazze che vengono a fare teatro che i ragazzi. I ragazzi, sai cosa dico? Teatro, ecco. Io mi ricordo che quando invece, eravamo un bel numero, addirittura facevamo a pugni, in modo di dire, per chi prendesse la parte, no? Sì, ecco, è vero. Perché eravamo così tanti e la voglia di recitare era veramente tantissima, no? Beh, certo, i tempi sono anche cambiati, sai, il teatro poi è passione, è un hobby, è passione dove tu lo sai benissimo, tu facendo parte guidavi il camion, si tornava a casa alle 2 di notte, alle 3 la mattina devi alzare ad andare a lavorare, cioè, voglio dire, è un compatibile anche con gli impegni di lavoro, con gli impegni di lavoro, cioè, però... certo, oggi quando un ragazzo i tempi sono cambiati, ripeto, quando un ragazzo dice signor Denaro, sapete, io devo andare a lavorare, devo andare a fare il bagnino, devo andare a Perugia perché vado in un campo, eccetera, che cosa devi dire? Non puoi dire niente. Non puoi dire niente. Io credo comunque, Nino, che i social hanno un po' allontanato i ragazzi, davvero. Certo. Però qua, perché io vado alle riunioni della nostra associazione a Cosenza, ma anche andiamo, perché la sede è a Perugia, quindi ci spostiamo, eccetera, quella, e vedo che le compagnie hanno persone adulte, ma persone giovani pure, i figli, cioè non lo so, forse Melito è proprio insomma... Ragazzi, è un invito che vi faccio, ecco. Me lo dice uno che lo ha fatto il teatro, avvicinatevi al teatro, certo, perché vedi, se tu dici che lo ha fatto, no, lo ha fatto, è brutto, senso... ancora lo faccio, ancora... quando ecco sono ma sicuramente, cioè, nel senso che sono stato sempre diciamo, era continua la mia vita teatrale, no? Quindi lo facevo ben volentieri e spesso, poi tanti altri, addirittura ti ricordi che pagavamo una quota per pagare l'affitto, sì, è vero. Comunque. Ognuno di noi, vabbè, comunque ragazzi, questo è il teatro, noi lo stiamo vivendo in questa età, adesso inizia questa quarta rassegna teatrale Invernacolo, teatro città di Melito Porto Salvo. Noi adesso presenteremo tutte le serate a partire dal 28 di luglio, quindi tra 4 giorni, giovedì. Inizia inizia con una compagnia che... Ecco, io intanto presento la compagnia, poi tu ne parli anche della, così brevemente naturalmente, sia della compagnia che della commedia. Allora, il 28 luglio avremo modo di vedere, intanto diciamo che presso il cortile Scuola Media De Amicis a Melito Porto Salvo, poi andremo avanti, parleremo di tutto. Quindi 28 luglio, compagnia teatrale Hercules Catanzaro, il maresciallo Trombetta. Ecco, questa è stato un... intanto già di Raffaele Gemelli che un pochino la parodia di quello che hanno fatto Totò e Peppino De Filippo, quindi è una commedia molto allegra, poi Piero Procopio degli artefici del teatro calabrese, è molto bravo e quindi merita vederlo, ecco. Quindi la prima serata apriamo con una compagnia abbastanza, una compagnia abbastanza... Quindi 28 luglio, prendete le date, segnatevele, vabbè, che noi avremo modo, eccetera, di ripetere lo ripeteremo anche noi qui in radio. Quindi il 28 luglio, poi si va avanti perché tutte le sere 29 luglio, associazione culturale Luna Gialla, Amuri di Mamma, e non poteva mancare questo, voglio dire, è Angelo Latella. Angelo Latella è anche uno dei, come devo dire, dei più brillanti attori comici qui della nostra zona. Poi
lo conoscono tutti, e quindi la commedia pure è molto bella. È una si tratta di tre fratelli che vivono un pochino così dopo la morte della madre, che poi avrà un risvolto di tutta questa commedia brillante, sempre brillante, e quindi molto 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 bella. Quindi invito naturalmente a vedere, non perdete nemmeno una serata, no, perché assolutamente, c'è perché da viverla veramente proprio, questa rassegna teatrale. Si va al 30 luglio, compagnia teatrale I Commedianti di Vibo Valentia. Per culpa du capotreno. E a volte i capotreni combinano delle cose che non sono, diciamo, la colpa è del capotreno. La colpa è del capotreno, ma non diciamo niente, perché poi perde quello che è la bellezza. Questa è una compagnia di Soveria Mannelli, Gino Capolupo, eppure Soveria Mannelli, ci siamo stati. Ci siamo stati noi, sì, a Soveria Mannelli. Bellissimo, bellissimo paese. Bel paese, sì. Siamo stati nel periodo natalizio, ti ricordi? Periodo con quella, la neve, stupendo, eccetera. Sì, vero. Sì. E poi stavo dicendo, Gino Capolupo ha insomma 40 anni di esperienza pure lui, quindi è molto bravo. È una commedia che è nuova per noi, come nuova Amore de Mamma, come nuova Il Maresciallo Trombetta. Quindi dire, tutte commedie. La prima volta che li vediamo. La prima volta che li vediamo in teatro. Quindi 30 luglio, ok? 30 luglio, sì. Ecco, 31 luglio, compagnia teatrale La Torre di Crotone, Umasculuni i papà. Questa è la compagnia di Torre Melissa, e pure loro giovani, però molto bravi, hanno vinto un premio a Reggio ultimamente in un'altra rassegna. È un po' come, diciamo, se vogliamo dire, come un figlio mascolo per chi conosce questa commedia, però insomma è corretta, rivista, è stata scritta da Federico Mancuso, eppure sono tutte delle compagnie belle, dei testi allegri, dei testi che uno può comunque noi stiamo dando un accenno, perché se diciamo tutta la storia perde poi la bellezza tanto per memorizzare, voi che ci state ascoltando e ci vedete, memorizzare queste date con le compagnie che verranno a Melito ospite a questa quarta rassegna teatrale Invernacolo. Quindi per memorizzare, finito luglio, ecco, sì. 31 luglio abbiamo parlato, compagnia teatrale La Torre di Crotone. Inizia agosto, il primo di agosto, compagnia teatrale Anna in scena, Lettera di Mamma. Mamma, questa pure è una commedia molto bella, allegra, che Anna la fa con i giovani. Anche lì in compagnia giovanissima. Giovanissimi, sì, ed è una commedia di Peppino De Filippo, e quindi dire Peppino De Filippo... Esatto. Insomma, dire proprio il teatro. Il teatro, ecco, quindi non ha... Quindi questa è il primo di agosto. Ma andiamo avanti, il 2 agosto abbiamo ospite, compagnia teatrale Melitese La Fucina, insomma ospite, giocano in casa. Vabbè, giochiamo in casa, voglio dire. Questa è a Bonanima in me socina. Io non la conosco. È una commedia nuova di Spampinato, uno scrittore, diciamo, siciliano, che è molto bella, cioè ti parla delle cose strane che combina questo padrone di casa, ma poi la comparsa della suocera, allora cambia tutto. Le suocere. Quindi, si parla male delle suocere. Commedia brillante in tre atti, allora, sì, tre atti. Quindi, quanto durano più o meno? Ma tutti dureranno due ore. Sì, con gli intervalli, spettacoli, insomma. Sì, con gli intervalli, ecco, bellissimo, eccetera. Allora, venite a vedere i giovani al teatro. Anche voi giovani, vi invito a venire a vedere questi ragazzi giovanissimi che salgono sul palco e danno proprio veramente il massimo. A vederli, è un invito che vi faccio. Compagnia teatrale Medea, 3 agosto, compagnia teatrale Argos Reggio Calabria, figli, figliastri
e figli i ma punti di sospensione. È tutta, è tutta un, i figli, questo... quello che combinano i figli, ci sono di, quelli che sono bravi, quelli che sono meno bravi, insomma, vabbè, è la storia sempre in famiglia. Il titolo, diciamo, di, è tutto un programma. Sì, certo, certo. Ma comunque, vedi, sono tutte commedie, commedie molto, molto allegre, molto, esatto, allegre, esatto. Non, non, brillante, non scendono mai di tono, e allora ecco che sono... Quindi, belle. Questa è la compagnia teatrale Argos di Reggio Calabria. Di Bagnara. 3 agosto. Di Bagnara? Di Bagnara. Bagnara, ecco, sì. Specifichiamo che sono di Bagnara. 4 agosto, qui chiude naturalmente la compagnia teatrale Melitese La Fucina, Ta Casa e Don Raffaele. Ma questa, vabbè, è stato il cavallo di battaglia della nostra. Tu quante volte l'avrei fatta? 50, 60 volte? Io facevo. Volte, io, il Gardelino. Ma d'altra parte non potevo. Melino è un Don Giovanni, insomma, che poi li prende pure perché sì. E succedono tutte nella casa, nella del casa prete, del prete con questa perpetua e questo prete che vede sempre delle cose nuove, eccetera. È una commedia, poi questa... è stata scritta da una nostra, diciamo, compaesana, Maria Pia, Maria Pia Battaglia di Bova, di Bova Marina, e quindi molto... Ma comunque chi l'ha rivista la vuole rivedere questa sempre, commedia, perché sempre. È meravigliosa, Ta Casa di Don Raffaele, oramai storica questa commedia che piace veramente, fa ridere dall'inizio alla fine. E proprio, come dicevo prima, non scendono mai di tono, cioè rimangono sempre sullo stesso livello. Quindi, è qualcosa di eccezionale. Vive il teatro, vive il teatro. Vive il quindi teatro. Chiude il 4 agosto, sempre la compagnia teatrale Melitese La Fucina, Ta Casa di Don Raffaele. 4 agosto, quindi sono, abbiamo detto, quante serate? Nito, tu sono 8 serate stupende in queste, tra luglio e agosto, ecco, queste sere d'estate, quindi il teatro... Uno si rilassa, viene, ecco, l'unica cosa che raccomandiamo, Pippo, è la puntualità. Ecco. Se iniziamo alle 9:30 puntuali, alle 11:30 siamo già fuori, perché è giusto, le compagnie devono rientrare, certo, ma poi tutti dobbiamo un pochino riposare, perché poi l'indomani, insomma, ecco, dobbiamo, sì, come si accede, parliamo naturalmente, ecco. è qui ragazzi, non si chiede niente. Ma credetemi, non si chiede niente per il lavoro, le spese che ci sono, per questi gruppi che vengono da fuori. Il vostro contributo è importante, è importante, perché diciamolo. Allora, inizio spettacolo 21:30, offerta sedia, singolo spettacolo, €3. 3 euro, 2 ore di spettacolo, una serie. Ma abbiamo fatto anche una offerta per le coppie, marito, ecco, e moglie, fidanzato e fidanzata, specialmente per i giovani. Ecco, allora pagano 5 euro. Quindi la coppia, il singolo paga 3 euro, la coppia 5 euro. Ecco, se uno, il ragazzo vuole andare con la fidanzatina a vedere lo spettacolo, ecco, in coppia, c'è la sedia, tranquillamente. Sì, certo, le sedie, ecco, ci sono per tutti. E si paga 5 euro, o marito e moglie, insomma. O marito e moglie, voglio dire, insomma, uomo e donna, coppia. Uomo e donna. L'abbonamento, chi volesse fare l'abbonamento per tutte le 8 serate, è di €20. 20 euro. Coppia abbonamento, ecco, per le coppie, riusciamo a essere più chiari. Allora, l'abbonamento per la singola persona è di €20. Per le coppie è di €30. Ok, quindi diciamo che poi l'abbonamento è conveniente farlo. Certo che è conveniente farlo. Quindi io consiglierei a tutti l'abbonamento, anche perché con l'abbonamento hanno la loro sedia e non... Ecco, Nino, se io mi volessi abbonare già da adesso, che devo fare? Dove mi devo rivolgere? Ecco, si può rivolgere benissimo alla compagnia teatrale La Fucina, in via 25 aprile. Oppure telefonare al 349 40 21 696. Ecco, segnatevi questi numeri, ecco, 349 40 21 696. Poi lo diremo pure alla radio, comunque, ancora radio, e prendere subito l'abbonamento, così noi segniamo già le serie, eccetera. Ecco, ecco, anche perché se ci sono già gli abbonati, si prepara il posto dell'abbonato, quindi sicuro, non c'è il problema che arrivi là, non trovi il posto. No, i posti degli abbonati sono riservati. Sono riservati.
ospitati, ecco perché l'abbiamo poi fatto in un posto, diciamo, nel cortile della scuola, perché è tutto chiuso, recintato, quindi non è che in una piazza dove ognuno entra, si siede, fa tranquillo, uno tranquillo lì. Non c'è il rumore di macchine, non c'è il rumore di niente, e può godersi lo spettacolo, per tranquillo. Bene, insomma, c'è senza... pure qualche c'è qualcosa all'interno dove uno può rinfrescare, certo, diciamolo certo. Pure, insomma, certo, ma certo che c'è un barretto, un chioschetto dove ci saranno delle bibite, il caffè, ecco. Insomma, ci saranno delle signori miei, tutto organizzato, tutto. C'è bene. Tutto, quindi venite là, manca solo la volontà, ecco. La voglia, ma io posso garantirti e assicurarti, cioè, nel senso che la gente sta imparando veramente a venire a vedere il teatro, perché vuole vivere 2 ore di tranquillità, godersi lo spettacolo in tutta tranquillità lì e farsi 4 risate, sì, quindi, sì, con una... sono garantite, ecco, sono garantite con una piccola modica spesa, diciamolo, ripetiamolo ancora, di il singolo 3 euro. Ecco, la coppia 5 euro, l'abbonamento. Perché le spese, voglio dire, ecco, quello che è la SIAI, quello che è l'allaccio luce, bisogna, esatto. Gli operai, un rimborso spese minimo e credetemi, alle compagnie che vengono da Crotone, da Cosenza, esatto. Insomma, e credetemi che con il ricavato non si riesce a coprire le spese. Perché sei stato sempre in mezzo alle Il teatro è un po', diciamo, trascurato dalle istituzioni. Questo dobbiamo dirlo, anzi colgo l'occasione per dire, merita ormai il teatro, è una realtà. Per esempio, fare una rassegna invernale non è possibile, perché non hai un posto dove non c'è un posto. Il comune penso che dovrebbe incominciare a pensare e dire, faccio una sala teatro, diciamo, che poi non è sala solo teatro, è sala cinema, può essere sala, certo, convegni, certo. Può essere, voglio dire, un po' di tutto. Comunque, ecco. Diamo merito anche a questa amministrazione comunale che ci sta pensando, ci stanno pensando per fare un teatro a merito. E poi ed io ecco, adesso colgo l'occasione, visto che parli dell'amministrazione, colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale, che ci ha dato il contributo del palco, che è importante. Perché, voglio dire, è una spesa che noi insomma, non affrontiamo quindi. E quindi voglio ringraziare allo stesso tempo pure Radio Studio 95, che è sempre disponibile alle nostre richieste, quindi grazie a Radio Studio 95. Noi veramente seguiamo tutte le rassegne teatrali, perché sono richiestissime. Noi siamo lì presenti con le nostre telecamere, le nostre foto, che poi postiamo sulle nostre pagine, poi nel periodo invernale rivediamo. Ecco, le commedie che tutte le rassegne. Ma infatti, guarda, qualcuno che non è venuto, perché noi l'abbiamo fatta questa commedia in Tacassi in Don Raffaele, dice, ma la fate quella commedia che io non l'ho vista in televisione, però vorrei vederla, e la faremo. Ecco. Allora, visto che abbiamo pochissimo... Però diciamolo che non ci sarai tu. No. Diciamolo che non ci sarai, perché sai... Mi hanno escluso. No, non è vero. Lui è impegnato durante il periodo estivo. Io l'ho fatta questo inverno, ecco. Sono ad Anna. Poi quest'inverno riprenderà di nuovo, se ha piacere farò. Promesso che lo farò. Insomma, perché noi... Alla radio, no. Scusa, vorrei aggiungere sì, pure... Sì, prego, ancora abbiamo... 4 minuti, ecco, di tempo. Vorrei anche aggiungere un grazie agli sponsor, che non sto qui ad elencarli, certo. Tutti, perché voglio dire, perché grazie a loro pure che possiamo muoverci, possiamo fare qualche cosa. E un grazie anche a chi non vuole esporsi, un grazie a tutti i ragazzi che stanno lavorando, e anche chi sta dietro le quinte, che noi non vediamo, esatto. Che non vediamo, che forse fanno un lavoro forse più meticoloso, non voglio dire importante, ma forse impegnativo, ecco, che non amano farsi vedere e non amano stare posso garantirvi che il lavoro dietro le quinte è stressante. non è stressante veramente, non è facile. E quindi devo dire, guarda, c'è un lavoro immenso, ecco, per preparare una rassegna teatrale, ecco, dove ci saranno tanti ospiti, compagni
compagnie che saranno ospite in questa quarta rassegna, non è facile organizzare tutto, insomma, ragazzi, c'è un lavoro incredibile, però poi alla fine ne vale la pena. Ne vale soddisfazione. Il vostro, ecco, noi chiediamo il vostro aiuto. Qual è il vostro aiuto? Quello di venire assistere alle rappresentazioni, divertirvi, perché noi chiaramente quello che questo, anche se poi tutto sommato in ognuna di queste cose c'è sempre una morale, no? In ogni commedia c'è sempre una morale, però c'è anche la parte allegra, la parte che uno si può rilassare con tutti i problemi che ci sono giornalmente, e quindi ecco che insomma... No, comunque per dire, no, che poi tra le altre cose, quello che si chiede al pubblico di venire numeroso, partecipare a questo, puntuali, però ecco, poi magari nel corso dare una mano d'aiuto a tutti gli operatori, no, di chi organizza la rassegna, nel senso che bisogna essere ordinati, stare tranquilli. Sì, certo, ecco, certo, questo certo. È la raccomandazione che si fa un po' a tutti quanti. Certo. Perché poi quando a volte sai, succede che si alzano le sedie, vengono perché poi si devono aggiustare, invece se ognuno lascia la propria sedia, evita di buttare la carta a terra, certo, perché certo, questo non è corretto, che poi la sera dopo vengono e trovano la lattina di Coca-Cola o collaborare anche perché poi ci sono gli spazi, no? Il primo, il secondo atto, lì poi uno si prende una pausa, prende il caffettino, una bevanda, si rilassa un attimino e poi ricomincia, quindi c'è il tempo della pausa. Nino, se vuoi aggiungere qualche altra cosa, abbiamo un minuto di tempo. No, guarda, questo è quello che io ho detto, l'aiuto che ho chiesto, l'aiuto in questo, proprio in questo senso, cioè venire, quindi il contributo che loro possono dare è proprio questo, di venire e pagare queste 3 euro, farsi l'abbonamento, perché numerosi, come si dice, l'unione fa la forza. Ecco, ecco, è bello che una compagnia, anche per noi di merito, ma dico le compagnie che vengono da fuori, che possono vedere... Un pubblico proprio, ecco, vedere 400-500 persone, insomma. Dai, facciamolo tutti insieme, noi saremo lì poi, presenti anche e noi. E al centro non devi prendere la macchina, vieni a piedi, fa una passeggiata. Non c'è il problema del parcheggio. Non c'è il problema del parcheggio, c'è tutto. Allora, Teatro Città di Merito, quarta rassegna teatrale Invernacolo, dal 28 luglio al 4 di agosto, presso il cortile Scuola Media di Amici San Merito Portosalvo, inizio spettacolo 21:30. Mi raccomando la puntualità. Nino, io ti ringrazio per il tuo intervento. Grazie a voi, grazie a tutti. Buon lavoro, tutti, naturalmente. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Numerosi. Noi lo ripeteremo poi ancora nel corso delle nostre dei nostri appuntamenti. Diamo la linea alla regia, ci vediamo dopo per i saluti. Ciao Nino, grazie. Grazie. Ciao buon, a lavoro, tutti, ciao. Buon lavoro, ciao. Buon lavoro. Radio Studio 95. È il ritmo del corso.